Ciao a tutti, oggi un classico vi facciamo vedere, ossia zucca e speck con la pasta. Un piatto speciale grazie alla croccantezza e alla sapidità dello speck e alla dolcezza e cremosità della zucca. Guardate il nostro procedimento per far venire la pasta con la zucca e lo speck cremosissima. Per fare la pasta con lo speck e la zucca noi utilizziamo 500 g netti di zucca, 320 g di pasta, 120 g di speck, 120 g di ricotta in alternativa stracchino o panna, 40 g di cipolla, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, pepe e sale. Iniziamo tagliando a pezzi piccoli la zucca e poi togliamo la scorza. Così è più facile, viene via facilmente, vedete? Tagliamo grossolanamente a cubetti di circa un centimetro. Ovviamente più piccoli li fate, più velocemente andranno a cuocere. Tritiamo la cipolla. Tagliamo lo speck a listarelle. In una padella mettiamo appena un goccio di olio e aggiungiamo lo speck. Facciamo soffriggere a fiamma bassa finché cambierà colore. Soffritto per pochi minuti lo togliamo. Quattro cucchiai di olio nella stessa padella, cipolla e la cipolla cuoce a fiamma bassa per 2 minuti. Aggiungiamo la zucca. E alziamo la fiamma. Facciamo soffriggere per una decina di minuti. Nel frattempo potete già accendere la fiamma per l'acqua della pasta. Trascorsi 10 minuti possiamo aggiungere un mestolo di acqua della pasta. Abbassiamo la fiamma e mettiamo il sale. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 10 minuti. E abbassiamo la fiamma. Saliamo l'acqua della pasta e possiamo versare. La pasta la scoleremo 4 minuti prima al dente. I 10 minuti sono trascorsi e adesso andiamo a frullare la zucca, parte della zucca un po', insieme alla ricotta. Un mestolo di acqua di cottura, la ricotta e frulliamo. Un mestolo di acqua di cottura. Scoliamo la pasta dunque e la mettiamo nella padella dove abbiamo il composto con la zucca. Ancora un mestolo di acqua di cottura, lasciamo cuocere. Quindi termina la pasta la cottura in padella insieme al resto degli ingredienti. Per adesso ci sono solo i cubetti. Che si asciuga un po', aggiungete un po' di acqua di cottura. Un minuto prima quindi di spegnere aggiungiamo lo speck e la zucca che abbiamo frullato con la ricotta. Possiamo spegnere la fiamma. Vi ricordiamo che per quanto riguarda la ricotta potreste anche ometterla del tutto, sostituirla con dello stracchino o addirittura con la panna se vi piace la panna nei primi piatti. E se decidete di ometterla del tutto potreste mettere poi del parmigiano alla fine. Alla fine potreste anche aggiungerci un po' di rosmarino. Se vi piace un po' di pepe alla fine.
Bene, anche questo primo piatto è terminato. Fateci sapere nei commenti come vi viene. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek, vi facciamo vedere tante ricette tradizionali e vi diamo anche delle idee per pranzo e per cena. Alla prossima ricetta, ciao!